Ciao, benvenuto a questo nuovo post, oggi dedicato ancora al concetto di libertà e alla inconsistenza invece del giudizio. Per dimostrare appunto l'inconsistenza del giudizio è necessario partire dal fatto che ogni volta che incontriamo una persona, un altro individuo e iniziamo un dialogo con questa persona, noi non facciamo altro che confrontarci con un'altra parte di noi stessi che si riflette appunto nell'altra persona. Quindi l'altra persona non fa altro che farci da specchio. Questo perché? Perché eh, la nostra coscienza è fatta di eh, tantissime possibilità di essere. E è una di queste possibilità di essere si manifesta laddove eh, a livello coscienziale l'essere profondo ha bisogno di fare un certo tipo di, di esperienza, quindi attira questa possibilità di essere. Molte volte ci troviamo appunto anche in contrasto con questa persona, non ne condividiamo i contenuti psichici e non ne, non, non ne condividiamo appunto il senso d'essere. Ci troviamo enormemente in contrasto con questa persona. Questo perché? Perché noi abbiamo all'interno della nostra psiche una nostra presa di coscienza, cioè una nostra consapevolezza. Questa consapevolezza nel mondo del divenire non fa altro che estendersi ed evolversi affinché appunto la nostra esperienza possa essere compiuta. Quindi nell'arco della nostra intera vita noi abbiamo delle consapevolezze diverse. Incontriamo persone che riflettono eh, parti di noi e che a loro volta hanno delle consapevolezze diverse della vita. Queste consapevolezze tutte insieme formano delle angolazioni dell'essere, ossia l'essere coscienziale, la coscienza vista da prospettive diverse. Queste prospettive diverse noi molte volte non riusciamo ad integrarle perché troppo diverse dalla posizione in cui abbiamo, che, che abbiamo in quel momento. Cioè noi abbiamo una certa consapevolezza, quindi l'altro che ci specchia. Pensiamo, oh, questa persona non è arrivata alla mia consapevolezza, non ci è arrivato, eccetera, eccetera. E quindi chiudiamo attraverso eh, l'enunciazione appunto di un giudizio questo canale. Invece quella possibilità d'essere, per quanto possa essere contraddittoria con la nostra consapevolezza, è un motivo di crescita dell'essere profondo che si sperimenta con tutto ciò che. Apparentemente nel mondo di illusorio appare contraddittorio, ma fondamentalmente questa contraddizione non c'è, per cui eh... La cosa più importante da fare nel momento in cui ci si trova di fronte ad un'altra persona che la pensa anche diversamente o comunque si trova su di livelli eh, coscienziali differenti, perché ha fatto delle esperienze diverse e quindi ha maturato delle, eh, delle consapevolezze diverse. Quando ci si trova di fronte a questa persona, noi possiamo, fare, eh, possiamo attivare quella che è l'osservazione attiva della stessa. Osservando attivamente una parte di noi che è tale perché è riflessa da noi stessi nel mondo virtuale, noi possiamo capire come possiamo integrare questa parte all'interno della nostra esperienza coscienziale, anche se contraddittoria. Non è nemmeno importante ehm, scoprire e affidarsi alle giustificazioni che dà il giudizio sulla persona sulla causalità del comportamento del nostro interlocutore perché causa ed effetto sono dilatazioni che abbiamo soltanto nel mondo del divenire all'essere profondo, al nostro inconscio non interessa questo, uh, ma interessa invece acquisire un'informazione perché nel momento in cui questa informazione viene acquisita. Non è detto che si sia, ci sia in quel momento si sia d'accordo con eh, l'opinione altrui, però si coglie l'informazione. Questa informazione viene integrata all'interno della propria coscienza e si ha la comprensione dell'informazione che proviene da uno specchio di se stessi. A questo punto che cosa succede? Che noi una volta che abbiamo compreso le consapevolezze altrui abbiamo più possibilità di azione perché se dovesse cambiare la nostra consapevolezza, quell'informazione che noi ritenevamo contraddittoria o comunque fuorviante rispetto al nostro percorso, con la nuova consapevolezza potrebbe essere utile. Quindi il confronto con gli altri è sempre, è sempre sostanzialmente costruttivo perché è creativo, nel senso che oltre a essere creativo esprime quel concetto di libertà che è alla base del, dell'esistenza dell proprio dell'essere profondo, cioè l'essere profondo in, quando, in quanto è, è libero può in questo modo, attraverso la comprensione dei suoi specchi, può avere più possibilità di scelta all'interno del mondo del, del divenire. E quindi ha più possibilità di crescere, di evolversi in questa esperienza materiale affinché possa poi riscoprire la sua, il suo inconscio in modo diverso. Perché l'inconscio, che è praticamente questa matrice informativa che lui ha dall'inizio, viene riscoperto e viene illuminato grazie al mondo del divenire, grazie alla coscienza che si ha nel mondo del divenire. Questo processo che che viene definito processo di individuazione, è fondamentale. Noi abbiamo una parte dell'io che si integra all'interno di un sistema formale nel mondo del divenire, che, si ha, che, che costruisce una sua personalità, questo mondo dell'io si, si deve appunto specchiare in quello che è il mondo del sé. Cioè il mondo dell'essere interiore, tutto ciò viene fermato, questo processo viene bloccato con il giudizio. Ogni volta che noi mettiamo tra noi e il nostro interlocutore una barriera. Non riusciamo a specchiarci, cioè non riusciamo a vedere esattamente che cosa c'è nello specchio. È come se da, quando ci mettiamo davanti allo specchio, al posto di specchiarci, ci mettiamo un telo davanti. Non riusciamo a vederci bene e non vedendoci bene non possiamo conoscerci. Quindi il problema fondamentale è che l'integrazione dell'altro avviene in se stesso, prima con l'osservazione, poi con la comprensione e solo, con, solo dopo arriva la conoscenza di sé. Nel momento in cui interponiamo tra noi e lo specchio un velo, siamo noi stessi che ci, tra virgolette, boicottiamo nell'esperienza conoscitiva di noi stessi. Beh, ci vediamo al prossimo post. Ciao, ciao!